cordiale saluto a voi gentili telespettatori, bentornati all'appuntamento con Salotto Napoli TV. Dialoghiamo in merito a quelle che sono le problematiche, le soluzioni, le prospettive, le iniziative della città di Napoli, incontrando rappresentanti istituzionali. Diamo il benvenuto per la prima volta nei nostri studi all'assessore Francesca Menna, neoassessore del Comune di Napoli, con deleghe alle pari opportunità, alla tutela del mare, alla salute, ai diritti in generale e anche la stessa tutela degli animali. Benvenuta. Grazie. E allora, ci parli di questo passaggio avvenuto dal Consiglio Comunale alla Giunta, conosciamo un po' la sua storia politica, quindi neoassessore, un bel riconoscimento ma anche una bella responsabilità. Come ha vissuto questo passaggio appunto dal Consiglio alla Giunta? Certo, da una parte il lavoro di assessore è un lavoro di responsabilità, però è anche un lavoro entusiasmante, un lavoro tecnico, e questo quindi mi piace molto perché poi è nelle mie corde. Io vengo dal mondo universitario e quindi sono stata chiamata per mettere a disposizione della città le mie competenze e quindi lo faccio con passione, e sicuramente è un ruolo che mi vede anche parte attiva. E quindi diventa ancora più interessante. Cosa si aspetta da questa esperienza? Allora, mi aspetto sicuramente di poter essere utile, questa è la cosa importantissima. Io ho in realtà un anno e mezzo, in questo anno cercherò insomma di fare in modo che l'operato che ho, il mio è un assessorato politico soprattutto, possa servire a migliorare proprio culturalmente l'approccio rispetto ai temi che sono poi quelli delle mie deleghe. Entriamo nel merito dei programmi allora. Cosa metterà in campo come iniziative e progetti per i prossimi mesi? Allora, sicuramente io ho un lavoro che riguarda le pari opportunità, e le pari opportunità è un argomento molto ampio, perché significa sguardo alle donne, ma alle donne in senso lato. Infatti proprio oggi parlavo di quello che è la legge del codice rosso, che è una legge giovane, e dentro questa legge ci sono degli spunti molto interessanti, perché per esempio si parla di violenza rispetto all'obbligo del matrimonio. Noi, casomai noi donne occidentali, non abbiamo questa difficoltà perché culturalmente è già stata abbastanza superata, e quindi in questa legge c'è uno sguardo rispetto alle donne provenienti anche da altre culture, quindi è molto interessante perché è una legge che guarda diciamo in senso lato alle donne, e poi dà uno sguardo importante rispetto all'affettività, alla fiducia, perché viene penalizzato, viene colpito chi ha, diciamo, ha ottenuto fotografie, cose in un momento di intimità, quindi in un momento in cui si abbassano le difese, e poi ne fa uso per violenza. Quindi io vorrei lavorare molto su quello che sono le relazioni e anche la tutela, diciamo, della relazione. Chiaramente tutto questo è immerso in un ecosistema, perché il mio assessorato è un assessorato che può sembrare, diciamo, che non abbia un filo conduttore, ma se noi ragioniamo e guardiamo la città come un ecosistema nella quale ci sono le persone, tutti gli esseri viventi che devono essere in armonia per portare salute, e quindi io cercherò di lavorare nel mettere in armonizzare, diciamo, tutte queste deleghe, perché ognuna di loro ha dei punti in contatto per riuscire poi a metterle insieme. E proprio a proposito di pari opportunità, c'è stata una bella iniziativa del suo assessorato di pochi giorni fa, in cui è stata installata una panchina rossa nel quartiere di San Giovanni a Teluccio. Quindi torniamo a parlare di contrasto alla violenza di genere, in questo caso però vi era ancora di più una particolarità. Sì, perché è una panchina centrale bellissima che guarda il mare, e quindi ho pensato, e in accordo veramente con tutta l'amministrazione, con tutti i miei colleghi di giunta, di dedicarla alle donne migranti morte nel Mediterraneo. È una panchina particolare, infatti io nella mia dedica ho pensato che mi auguravo che in quella panchina si sedessero gli innamorati, e che fosse la maniera migliore per onorare queste donne. Assessore, che momento sta vivendo secondo lei la città di Napoli?
Allora, Napoli è sirena perché è bellissima e ti fa arrabbiare. È una città che sta in un momento delicato, ma come sta in un momento delicato tutta l'Italia, nel senso che Napoli è una città molto leale, non nasconde i suoi problemi e quindi è anche una città nella quale è più facile poi poter intervenire. Io penso che è una città che va affrontata con complessità, proprio perché è una città complessa ed è, diciamo, stupido ridurla a questo o a quell'altra cosa, però sicuramente è una città che in questo momento ha portato in luce molte contraddizioni che appunto vanno affrontate però con modalità complesse e soprattutto con la sinergia di tutte le istituzioni, perché il problema di una città complessa come Napoli può essere risolto esclusivamente dalla capacità di dialogo di tutte le istituzioni. E a questo punto, visto che ci troviamo quasi in periodo natalizio, qual è l'augurio che lei si sente di rivolgere ai concittadini e alla città di Napoli per questo Natale, ma anche per l'anno che verrà? Che possa conservare la sua enorme creatività, quindi la sua capacità di vivere le relazioni, nella pace soprattutto, nella pace e nell'armonia. Bene, grazie Assessore per essere stata nostra ospite e poi naturalmente ci aggiorneremo più avanti per seguire proprio l'operato del suo assessorato, le iniziative che metterà in campo. Con piacere, verrò con piacere a portarvi volta per volta i risultati che otterremo. Buon lavoro. Grazie.